E siamo qui in piazza Andrea Costa per sapere che cosa ne pensano i commercianti della sua riqualificazione. Riqualificazione, ma ci vuole la testa. Dopo il parcheggio dove va la gente a parcheggiare? Se la gente non può venire, gente anziana che non può venire a parcheggiare, a poter fare la spesa la sera perché la mattina c'è il mercato, tanto vale che ci fanno chiudere direttamente. Sono 12 anni che ha messo a posto la piazza, ancora devono fare il marciapiede. Il marciapiede è dello Stato, perché se io metto fuori un tavolino sul marciapiede devo pagare il posteggio. Noi naturalmente, avendo l'attività di somministrazione, siamo favorevoli, perché comunque sia, secondo noi, a parte riqualificare questo ambiente che la sera è un po' tetro, buio e porta secondo me solo una cosa positiva per il centro storico, e creare ambienti e situazioni, diciamo, di un bell'ambiente, secondo me può solo portare giovamento nel tempo, ecco. E questa piazza è super viva la mattina col mercato e tutto quanto, la sera diventa veramente un posto tetro, buio e abbandonato, insomma, peggio di un parcheggio, insomma, cioè veramente. Quindi ecco, noi siamo pro a questo progetto molto. La piazza, se dai un'occhiata, vabbè, adesso la situazione è grave, però credo che la piazza è in agonia. Al pomeriggio ci sono 3 negozi qua aperti, c'è i bar che poi adesso, vabbè, sono chiusi. Cosa vogliono fare il pomeriggio? I parcheggi comunque invece rimarrebbero utili anche a voi, magari? I parcheggi sì, perché dalla mattina arrivano, prendono 2 pesci, prendono, ripartono, è forse un po' più utile il parcheggio. Una riqualificazione di un posto sia sempre una buona cosa, perché anche a livello di pulizia, di igiene, di bellezza, di estetica, è chiaro che per quanto riguarda il discorso dei parcheggi, quello può creare un problema, ma io penso che comunque a livello di estetico ci guadagniamo abbastanza. A noi, per il discorso dei parcheggi, fondamentalmente la mattina non è un parcheggio, quindi cioè, a noi ci dice, non ci dice, mi dispiace per i colleghi purtroppo della città, ecco, quello più di tutti, loro vengono danneggiati maggiormente.